È difficile capire che il mondo sta cambiando se si vedono solo caos e distruzione. Ma dietro le quinte, per anni non visti, lavorano innumerevoli gruppi di operatori di luce che stanno accelerando l'evoluzione della coscienza. Gli operatori di luce sono individui venuti sulla Terra per stabilire la pace e l'armonia, servire i poveri, guarire il pianeta e portare una nuova era di amore e comprensione. Sebbene la maggior parte degli operatori di luce si sia incarnata di recente su questo pianeta, la vostra anima è stata su molti altri pianeti e molte altre vite. Gli eventi possono essere interpretati in molti modi, ma quando si comprendono le leggi superiori e si conosce lo scopo divino, si vedono gli eventi sotto una luce completamente diversa. L'ordine superiore che governa gli eventi si sta sempre più manifestando e i vecchi modi di fare che non servono al bene supremo dell'umanità vengono sempre più evidenziati. Ora che questo pianeta sta per essere liberato, il modo più efficace per rendere questo pianeta un paradiso è seguire ciò che sapete che lo aiuterà. Ci sono alcuni grandi cambiamenti che stanno avvenendo sul pianeta in questo momento, forse sono più difficili da vedere, ma ci sono. Il mondo intero sta attraversando una trasformazione a livello planetario. È guidata da cambiamenti fondamentali nella biosfera terrestre e la civiltà viene travolta da questo processo. Sta emergendo un nuovo mondo. Non è facile da vedere o da capire, ma c'è. Potete sentirlo nel vostro io più profondo, come un istinto. Il pianeta Terra sta affrontando un importante periodo di transizione. La Terra si sta muovendo verso nuovi orizzonti. Le sue ambizioni sono più grandi che mai. State entrando in una nuova ed entusiasmante era in cui le persone sono più connesse, più innovative e più consapevoli di essere tutti parte di un unico pianeta. Poiché praticamente ogni creatura vivente è inestricabilmente legata alla Terra, dovete ringraziare la Terra per aver sostenuto e protetto ogni essere vivente. È vostra responsabilità mostrare la vostra gratitudine per le risorse naturali della Terra. Se vi prendete cura della Terra, la Terra si prenderà cura di voi e dei vostri figli. È importante trascorrere ogni giorno un po' di tempo nella natura. Non ci vuole molto tempo, solo qualche momento a piedi nudi sulla Terra, e questo fa molto bene alla vostra anima. Quando si fa questo, ci si connette con la Terra. Vi connettete con il Divino. Quando la connessione con la divinità dentro di voi cresce, si sviluppa la qualità della fiducia in voi stessi. L'essenza divina ha sempre a cuore i vostri interessi. Non è una forza esterna che vi controlla. Questa essenza è il vostro sistema di guida interno e, quando siete in piena modalità di ascolto, siete più capaci di sentire i suoi messaggi. Così come l'essenza divina è dentro di voi, vi circonda anche, inglobando ogni cosa nell'universo. L'energia dell'essenza divina scorre nel vostro corpo fisico, così come sulla Terra, nello spazio e in tutti coloro che abitano questo pianeta. Avvolge tutti, da chi è nato a chi è morto. È parte di tutti e di tutto. Essendo nel momento presente, ci si permette semplicemente di sperimentare ciò che c'è, senza interpretazioni o giudizi. Stando nel momento presente, la qualità della fiducia in voi stessi si sviluppa da sola. E più si sviluppa la fiducia in se stessi, più si può seguire il flusso della vita e sperimentare serenità e gioia. Tutte queste esperienze si sommano a una consapevolezza espansa che vi ha permesso di attingere a nuove fonti di energia che vi consentono di elevare la vostra vibrazione e di espandere la vostra coscienza. Probabilmente, se state leggendo queste righe, siete consapevoli che mantenere una forte connessione con lo spirito è importante per elevare la vostra coscienza e ascendere alla quinta dimensione. Crescendo ogni giorno, il vostro spirito si espande e la vostra capacità di sentirvi energici e vibranti aumenta. Tuttavia, non è raro sperimentare un disagio fisico durante l'aumento della coscienza. Questo si riferisce ai cambiamenti biologici che avvengono nel vostro corpo. A seconda della parte del DNA che viene attivata, si avvertono sensazioni come calore o formicolio lungo la colonna vertebrale. Quando iniziate a muovervi verso una nuova realtà, potreste notare queste sensazioni, ma una volta superata la transizione, il vostro corpo potrebbe sentirsi molto diverso. Vi sentirete come in un mondo completamente nuovo. Il cambiamento sarà sottile, ma potente. Vi solleverà e vi farà sentire beati, felici e liberi. Sperimenterete uno stato di unità con voi stessi e con l'universo. Questo è un segno che state iniziando a entrare nella quinta dimensione, meglio conosciuta come illuminazione spirituale, dove tutto è possibile e non ci sono limiti. Vi amiamo profondamente, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce, siamo la Federazione Galattica.
Aurora Rey, ambasciatrice della Federazione Galattica.